Da giovedì 14 fino a domenica 17 luglio la città di Fano torna indietro di anni per il ritorno della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari. Sfilate, cultura, sfide, feste e fazioni faranno da protagonista per 4 giorni il centro città allestita con decorazioni a tema, ma anche la zona del Pincio che verrà trasformata in una grande arena e dove si svolgeranno la maggior parte delle rievocazioni. Ad aggiungersi i diversi accampamenti curati nel dettaglio dalle associazioni Simmachia e Lenon e Colonia Iulia Fanestris. Dopo 2 anni di stop per ovvie ragioni, una manifestazione che riporta le vere caratteristiche della città di Fano, quella della sua storia romana. Un programma veramente ricco, un programma che comprende tutti gli eventi più importanti che conosciamo, tra cui la grande corsa delle bighe, tra cui il coinvolgimento pieno della città con la presenza delle fazioni. Nello specifico partiremo giovedì 14 con il grande momento di inaugurazione dal Pincio, che si porterà dietro anche uno spettacolo del fuoco, fuoco che è il simbolo dell'accensione della Fano dei Cesari. Il venerdì tornerà la Fano dei Cesarini, sappiamo l'importanza del nostro progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine, in questo caso dei bambini che giocano con la romanità, grazie al Comitato Genitori di Sant'Orso che ha attivato questo progetto, e di farli correre, di fargli raccontargli la storia attraverso il gioco, anche attraverso la corsa delle bighette. Poi avremo un venerdì dove ci saranno le fazioni e le loro rappresentazioni artistiche, sabato sera da non perdersi il grande spettacolo della Colonia Iulia Fanestris che rappresenterà i popoli conquistati, che è il tema 2022, all'interno dell'area Pincio. Poi la domenica il grande clou con la grande parata delle fazioni, fazioni che sono disponibili per tutti coloro che vorranno iscriversi, quindi chi vuole può guardare nei siti e nelle pagine di riferimento della Fanum Fortune, dove ci sono i numeri delle fazioni, quindi grande parata e poi la corsa delle bighe. Ogni giorno, a partire dalle ore 18, la città sarà invasa da oltre 250 rievocatori storici provenienti da tutta Italia, catapultando Fano in quella che era 2000 anni fa, nell'epoca romana. La manifestazione è organizzata dal Comune con la grande collaborazione della Proloco di Fano. A dare un ulteriore supporto a questa edizione, la Camera di Commercio delle Marche. Siamo felici di entrare quest'anno nell'organizzazione di questa bellissima manifestazione di rievocazione storica fatta qui a Fano, che può dare quel valore aggiunto all'interno di una promozione turistica importante come quella che stiamo cercando di portare avanti con la Regione Marche, con il Presidente Acquaroli, noi come Camera di Commercio, con tutte le nostre strutture e con il delegato al turismo, il professor Polacco. Lo facciamo convinti, partecipiamo convintamente a questa manifestazione, non solo per la manifestazione in se stessa, quella di oggi, del 2022, ma in una prospettiva futura molto importante, ovvero utilizzare la storia dei romani e questa manifestazione su altre location, su altre città, e promuovere non solo Fano come Fano, ma proprio la Regione Marche come evento.